Trifoni, oltre le tante stelle dello spettacolo, ci sono piccoli ma grandi maestri della riciclarte. Cos'è? Venite con noi e lo scoprirete. Opere d'arte in bottoni, liquirizie, figurine panini, plastica riciclata e quant'altro. Incredibile ma vero, sono i lavori presentati al Giffoni Experience dagli alunni della Scuola di Decorazione dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone. I materiali sono determinanti in questa operazione. Si è deciso di lavorare su materiali oggetti di uso quotidiano o materiali di riciclo. La mostra Animalia è un tipico esempio di come la didattica debba spostarsi sempre con la ricerca e la sperimentazione. Insomma, la tecnica e l'estro, è questo il mix vincente. Per questi lavori la tecnica è determinante, importante. È chiaro che è importantissima anche la interpretazione dell'oggetto. Ciò che caratterizza questi oggetti è la fantasia con cui gli animali sono stati interpretati. Ma qual è il materiale più strano utilizzato per la realizzazione di un'opera d'arte? Sono proprio curiosa di saperlo. Ma i materiali sono tutti particolari. Abbiamo il gallo realizzato con le buste di plastica, la tigre realizzata con le biglie, gli swiffer per la polvere utilizzati per la gru, i palloncini utilizzati per il fenicottero, le liquirizie, i pastelli e così via, insomma ci sono tantissimi bottoni. Ciao Mucco Pallino da Angelo Vassallo.